insultato, strattonato, picchiato. Roma è stordita dalla violenza di una baby gang che ieri sera, intorno alle 21, ha colpito uno straniero. L'immigrato, originario dell'Ecuador, era seduto a bordo del bus 404 al capolinea di Ponte Mammolo, in attesa che il pullman partisse. I componenti della baby gang, una quindicina di ragazzi, tutti tra i 14 e i 16 anni, hanno accerchiato l'immigrato e lo hanno costretto a scendere insultandolo con frasi razziste. A terra l'uomo è stato pestato a calci e pugni. Poi i ragazzini, tutti romani, gli hanno sottratto anche il portafogli. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, allertati dai conducenti dei bus e dai cittadini che avevano assistito alla scena senza intervenire per paura di ritorsioni. La vittima è stata trasportata all'ospedale Pertini, dove è stata medicata. I militari sono riusciti ad arrestare, prima che fuggissero, sei minorenni, portati in caserma con l'accusa di rapina aggravata e lesioni, e sono sulle tracce degli altri. Un 14enne fermato aveva già un precedente per rapina a mano armata, che risale a quando aveva 12 anni.